Ciao amici, ci troviamo all'orto della casetta. Il lavoro di oggi consisteva nel trasbordare e travasare dell'acqua che ho nella cisterna grossa interrata per altri utilizzi. Per questo è stata impiegata la pompa 12 volte che è stata acquistata appositamente, di cui poi andiamo a vedere alcuni dettagli. E niente, passiamo al video direttamente. Ciao a tutti. Eccoci. Sul posto, in questa posizione, c'è una cisterna interrata costruita in cemento che incanala acqua, immagazzina acqua che arriva da questo terreno, da questo canaletto naturale, che adesso sarà compito mio quest'inverno con meno caldo andare a recuperarlo, a pulirlo un po', a vedere di tenerlo un po' più pulito. E qui c'è una discreta quantità d'acqua, adesso andrò anche a calcolare quanta. Come potete vedere dalla pompa ho messo il pescante, a cui ho messo naturalmente questa valvola di fondo che non è necessaria, però va bene. Qui c'è un primo filtro e poi attraverso questo tubo arancione viene spinta e andiamo a immagazzinarla verso la nostra casetta, da quella parte dove ci sono un paio di serbatoi che in questo momento sono un po' scarichi perché ha piovuto pochissimo. Per fare questa operazione ho utilizzato questa pompa 12 volt, che è una pompa eccezionale, che spinge fino a 17 litri al minuto e ha un'impostazione del presostato di 2,8 bar. Diciamo che in linea di massima adesso a tubo aperto non abbiamo bisogno dell'intervento del presostato, quindi non si spegnerà inutilmente quando noi andiamo a chiudere perché non chiudiamo da questa parte. Alimentata con una batteria 12 volt di una macchina normalissima, questa è una nostra batteria da 60 A, ce ne può usare anche una più piccola se la volete più maneggevole. E in questo caso adesso io vado ad attaccare. Sicuramente il vantaggio grosso che c'è di questa pompa, come avevo già spiegato in un video precedente, che è autoadescante, quindi non abbiamo bisogno di andare a invasare il tubo di pescaggio, ma di accendere e basta. Poi chiaramente se il tubo è già invasato forse meglio, sforza meno. Però adesso andiamo a pescare quest'acqua, andiamo a vedere direttamente senza neanche mettere la pausa il video, andiamo a vedere dove arriva. Cominciamo a immagazzinarci quest'acqua perché è necessaria. Come sentiamo di qua, ecco, ha una bella portata, una discreta portata. Considerate che è una pompetta standard, che non ha neanche un costo esagerato, e quindi per il momento questo è tutto. Adesso tempo tecnico che riempio questo serbatoio per dopo andare ad agganciarlo in quell'altro nero e mi immagazzino un migliaio di litri d'acqua minimo perché per affrontare appunto la stagione che non è delle migliori. Praticamente ha un presostato, sgancia a 2,8, quella lì può anche tarare più bassa perché è tarabile il presostato. Io qua con una pompetta 12 volte che abbiamo appena visto che stiamo pescando acqua da una vasca, da un invaso naturale, laviamo quello che ci serve. Ho messo la pistolina davanti, adesso stavo lavando queste coperte perché le mettiamo nella cisterna. Nel momento in cui io fermo l'acqua, la pompa si spegne. Questa è fantastica, è un autoclave, è una pompa normalissima, è del tutto normale, una cosa del genere. Però quello che voglio sottolineare è il fatto che non abbiamo sottoscritto nessun tipo di contratto, soprattutto non abbiamo nessuna utenza, nessun fisso, nessun cosa. Noi abbiamo pescato dell'acqua piovana con una pompettina, chiaramente quella ce l'abbiamo comprata, la batteria dobbiamo tenerla carica, però al di là di quello, so, qui da vedere. Se fai questa stessa cosa qua a casa, adesso noi non siamo in maniera che ci laviamo l'ape e ci mettiamo a lavare la moto, la macchina qua, però se tu fai questo gesto qui a casa c'è un rotellino lì che gira e ti manda il conto alla fine del mese. Ecco il serbatoio che dicevamo prima. Poco meno di mezz'ora, con una pausa perché abbiamo fatto anche il pezzettino di video dove lavavo il coperchio. Siamo quasi a livello, adesso io devo mettere a posto perché devo stringere questo serbatoio per metterlo a posto poi con il suo collegamento.
col suo coperchio ancora originale che ho ritrovato nel bosco. Questa è acqua, questa è acqua che ci dà la natura, acqua che era stata invasata in quella cisterna di cemento interrata e adesso noi la usiamo per altri utilizzi, per bagnare chiaramente l'orto, non è che la usiamo né per cucinare né per bere, però diciamo che il primo passaggio è questo, nel momento in cui la siccità è diventata un problema nazionale, noi abbiamo dell'acqua che usiamo per bagnarci quelle poche piante che decidiamo di salvare, per portare a seme e per portare appunto poi a salvare i semi per poi riseminarli l'anno prossimo. Non serve avere, ecco qui c'è l'altro serbatoio nel frattempo, scusate l'interruzione, che sta caricando, al di là acqua ce n'è ancora parecchia. Dicevo il discorso del portarle a seme, perché nel momento in cui ci siamo resi conto che per esempio dai quattro tipi di fagioli diversi che c'erano non si riusciva ad avere una produzione da mangiare, quindi comunque avere una produzione adeguata, ho pensato esclusivamente a salvare la semenza per poi doverla riseminare l'anno prossimo e riprovarci con altre caratteristiche, con altri, magari diversamente, in un altro posto. Comunque l'importante è salvare il seme e portarselo a casa e non doverlo andare a comprare. Qui nel frattempo vediamo la pompa che sta ancora andando, il livello è sceso di una quindicina di centimetri. Nel frattempo io ho posizionato bene il pescante perché non voglio pescare sul fondo la terra, troppa terra, perché altrimenti ci sarà sicuramente molto fango. Adesso ne approfitto, una volta svuotato anche la cisterna, ad andare a fare poi una manutenzione in attesa delle prossime piogge. Ecco, facciamo una panoramica sul frutteto, già che siamo al telefono. Non so se si intravede da qualche parte, c'è in giro anche la Federica che sta tastando la frutta e raccogliendo le more. Per oggi è tutto, una pompa 12 volt, un invaso d'acqua, alcuni pezzi, un po' di raccordi, pochi 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 soldi davvero, e risolviamo quelli che per tutti diventano dei problemi nazionali. Signori, vi saluto, buona giornata, grazie per la visione, ciao a tutti dall'Orto della Casetta e da Mauro.